E se tu fossi come Thanos? Dimezzeresti metà della popolazione dell'universo? Oppure... Lo so che è il nostro primo appuntamento e che non dovrei bruciare le tappe, ma dalla prima volta che ti ho vista ho capito che avrei vissuto il resto della mia vita non amando nessun'altra che te. Tu sei la mia lei. E lo sei stata sempre. E non c'è cosa che non farei per il tuo amore. Vuoi sposarmi? Sì! Sì! Dobbiamo festeggiare! Jean-Pierre, portaci un po' da Per! No! No, dai, una che ci sta! Ho rotto anche il tavolo! Che palle, ho ancora sonno! Bene ragazzi, avete un'ora da adesso per completare la verifica sorpresa, non un minuto di più. Per passare la verifica mi basterà leggere la mente dei miei compagni più intelligenti e copiarle le risposte. Anzi, ho un'idea migliore. Caverò ogni singola parola direttamente da quello stupido pelato. Finito. È impossibile. Abbiamo iniziato il compito da 5 minuti. Da chi ha copiato Malnati? Da lei. Mi prende in giro? Visto che se lo chiede, il posto più economico per fare il trapianto è Istanbul. Ma come? È stato bellissimo. Sì. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Ma quanti anni hai? 17. Come 17? Carabinieri, aprite, sappiamo che la ragazza è qui! Aprite immediatamente o sfondo la porta! Presto, nasconditi! Ma in alto, sbaglio pervertito! Dov'è? Dov'è la ragazza minorenne? No, non c'è nessuna minorenne. Non mi prenda per il culo, scommetto che qui sotto lei nasconde la sua amante 17enne. No, qui c'è solo la mia amante 97enne. Salve, bel pelatone! Ma... Le va un trisom? Una serata fantastica. Hai rimorchiato, Mondiglione. Salve a tutti, questa è una... un'aspirina! State tutti bene? A posto così? Meglio così, allora vado. Dan! Oh, Dan, hai visto quelle due? Ho osservato più di 14.605.000 futuri alternativi. E in quali di queste ce le facciamo? Nessuno. Come nessuno? Sono lesbiche. Ascolta, ci penso io. Geniale la tua idea di usare la gemma della realtà. Oh mio Dio, Dan, hai delle tette bellissime. Anche tu. No, scusami. Eri troppo figa. Lo so. Ma a volte il potere può sopraffarti. E così abbiamo deciso di consegnare il guanto dell'infinito all'unico in grado di distruggerlo. Gotta catch 'em all, catch 'em all, all the Pokémon, Pokémon! Ciao ragazzi, siamo i Pantallas e questa era Se Fossi Thanos, la parodia di Avengers Endgame. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e arriviamo a 160.000 like per un nuovo video sugli Avengers. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche quest'oggi e ringraziamo il nostro onnipotente Tony Stark. In realtà è Giorgio Vanni, ragazzi! Grande! È qui, mi raccomando. Ragazzi, vi vorrei abbracciare ma non ci riesco. Noi lo ringraziamo tantissimo, trovate i suoi link, le sue foto in nudo in descrizione come sempre. Certo, mentre mi vesto. Assolutamente.
E volevamo fare anche un ringraziamento speciale a chi ha creato questa armatura meravigliosa. Piedones! Eccolo grande. Qui, vieni caro! Grandissimo! Ragazzi, trovate in descrizione tutte le sue creazioni, fa delle armature pazzesche, fighissime, qui in descrizione le trovate tutte. E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e... Un saluto pantelliano a tutti! A questo punto del video commentate con, come ci ha suggerito il buon Giorgione, Gaetanos. Gaetanos, perché è il vero nome di Thanos. Gaetano, esatto. Mi raccomando, è pugliese.